legale. Non per i mariti traditi, io sono stato tradito da un truffaldino. Ma ragiona, ti stai mettendo dalla parte del torto. Non mi pare proprio che sia il momento di scherzare. Un duello, ti dico, un duello! Pietro, Pietro! Ma poi non è necessario, sai, che lo uccida o lo ferisca. Basterà che il Gozzi accetti di scendere sul terreno. Un conte non può non accettare. Io farò stampare il cartello di sfida, ne inonderò Venezia! Basta! Tu sei un funzionario in attesa di nomina. Ti conviene tornare a palazzo. Ti metti nelle mani di qualche eccellentissimo e ti sottometti. Sottomettermi? Io? Io la vittima di questa indegna messa in scena? E a chi dovrei sottomettermi? Ai tron? Al paron? Alla parona? Alla Repubblica. Alla legge. Perché tu sei un cittadino rispettoso, mi intendi? Rispettoso! No! Piuttosto i turchi a Venezia o gli imperiali! Attento, Pietro! Questa non è più mormorazione. Questo è tradimento. Addì 7 febbraio 1777. In adempimento del nostro ufficio di confidente di codesto eccelso tribunale, ci permettiamo di esporre all'illustrissimo procuratore Antonio Loredan, supremo inquisitore di Stato, quanto ci riuscì di conoscere circa parole, atti, comportamenti e gesti del circospetto segretario del Senato Don Pietro Gratarol, sottoposto a nostra attenta vigilanza. El me ha sfidato a duello. A me! Sfidarmi a duello? No, è un pazzo da legare! Pazzo, ma che pazzo! È un uomo disperato. E se ritirassi la commedia, cosa diremmo? No, signor Conte, la compagnia non può interrompere...